tutto il cinema di Marco è percorso da una sensualità, insomma, le donne nei suoi film diventano sempre come senti che hanno qualcosa che magari in altri film con altri autori non hanno, una qualcosa, una sensualità, una, insomma, un cineasta che ha questo sguardo sull'eros, sul corpo, sulla, le donne sono tutte bellissime, anche quando magari poi al set non lo so. Comunque sono delle tante, rende estremamente più allusivo. Mi capite, mentre c'è un'età in cui diciamo, sfidi anche le cose che sono delle finzioni, sia chiaro, che però sono vicine alla realtà. Adesso preferisco allusare. Che poi nel cinema italiano sono spesso le scene che riescono meno bene un po' a tanti registi, quelle del sesso. A Marco riescono bene? Sì, sì. No, ci sono quelli qua presenti sul tema del sesso, lo sappiamo. Il meno bravo di tutti delle scene di sesso, non lo diciamo, ma lo sappiamo già lì. Qualche bacio. No, io mi ricordo, addirittura c'era, cioè, scusami, una sodomia in un film diretto da altri, con lui come attore, però. Ah sì, e poi altrimenti sì, c'è quella scena d'amore tra Nani e la Morante nella stanza del figlio che fa venire voglia di diventare prete. No, è un altro che io adoro e che non mi perdo nulla di quello che faccio, e ne scherza credo anche lui stesso peraltro su questo tema, questo sono Fusti, Marco e Nanni. Sul fatto che non è le scene di sesso, sì, non trovi, non ti è capitato, no, di sentirlo. Il microfono è capitato di sentirne parlare, è capitato di sentirne e che il, insomma, altre qualità. Mentre mi posso dire che questa cosa di Marco io ho cercato un pochino di copiarla, nel senso di provare a non aver paura, a non fare quelle cose che a volte suonano veramente, no, la macchina presa che prende va verso la finestra, o appunto la dissolvenza incrociata sulla sigaretta, anche perché quello è un momento della vita che uno ci può anche provare a raccontare. In genere quando ci ho provato ho cercato anche di metterci un elemento anche ironico, perché i corpi sono anche belli, ma sono anche goffi e sono anche sgraziati. Per esempio, in una scena, nel mio primo film, ci sono Perilli e Ghini che trombano come degli ossessi in macchina, ripetendosi lei, oddio, e lui, oh mamma mia, creando un effetto sonoro comico alla. Oppure, che ne so, nel periodo d'agosto, per l'appunto, c'è Laura Morante, bellissima, sudata, accaldata nel letto, che dice, se vedete, immaginiamo che sotto ci sia Silvio Orlando che le sta praticando, immaginiamo un unilingus, e poi emerge, dopo questa serie di sei bellissimo, emerge Silvio Orlando con un'espressione da foca. Ecco. No, però ecco, cioè nella rappresentazione di un rapporto ci vuole sempre un'idea, quindi, non puoi dire a due attori, beh, insomma, fate qualcosa, ma ci vuole sempre, appunto, se tu hai una parola, quella è la chiave, no? Non è che lo spettatore dice, ma quelli, perché quello è il carattere della scena, come quando Mezzogiorno e Filippo fanno l'amore sul letto, lì era lui che quando, però guardava l'avvenire, il suo sguardo
che caratterizzava non era tanto il fatto del solito abbraccio, spogliarsi, questa roba qua, insomma, che esatto. Ma era quello, era quella roba lì, ecco. Usare quel momento per raccontare qualcosa altro.